Allora, oggi andremo a usare il mazzo Trevenant Turbo che fa uso appunto dei Trevenant che hanno l'abilità di bloccare l'avversario in quanto non gli fanno giocare carte oggetto e che ovviamente fa danno a tutto col Trevenant Turbo, fa danno invece ai Pokémon che ha in panchina, al Pokémon attivo dell'avversario. Allora iniziamo noi. Mano di merda. Vediamo che ripeschiamo adesso. Uguale. Ok. Non tanto però. Poi non aveva panchina iniziare nessuno, a meno che non Girace lo useremo dopo per l'abilità che mi permette di prendere una carta aiuto al mazzo alla mano. Vediamo qualcosa che gli può dare fastidio. Oh, i Veltal. Ok. Abbiamo iniziato noi, quindi non possiamo attaccare. Un Pantum. Una valla dimensionale la iniziamo a mettere. Energia a Phantom che ha l'abilità di cercare nel mazzo la carta che si evolve e quindi permette di evolverlo al prossimo turno pur non avendolo in mano. Girace ancora non lo utilizziamo. È finito. Vai. Se ci va bene al prossimo turno evolviamo e blocchiamo l'avversario con l'abilità del Trevenant. Dovrei far scattare pure dopo le energie. Con la regola del Team Flame blocchiamo anche questi Veltal. E vorremmo avere il controllo se ci arriva il turbo. E magari un Octillery, in quanto questa mia versione usa l'Octillery per poter pescare carte. Sta scendendo le carte col compressore. Vediamo cosa scarta. Ok, cosa ha scartato? Qualche carta aiuto magari da riprendere sì dopo con Ah, è l'Arceops, quindi questo usa. Sì, ok, perfetto. No, non ha fatto niente di che. Dopo queste carte, ecco là il doppio passo di Max che permette sia una carta in mano, questa come unica carta in mano, il doppio passo di prendere una carta da dentro dalla pila degli scarti. Lui ha scartato l'Arceops e quindi lo può mettere in panchina e sfrutta l'abilità dell'Arceops. Coraggio ipnotossico. Usa il cercasfide perché sa che dopo gli blocco le carte strumento. Quindi se ne approfitta adesso. Fa tutto adesso, vedi. Ok, allora, con questa mi facciamo scartare le due energie e con ascensione prendiamo il Trevenant e glielo mettiamo sopra. Vai, prossimo turno se ci va bene possiamo evolverlo in Trevenant Turbo. Vediamo come si comporta. Ah, ne aveva un'altra. Ok. Dopo ci potrebbe fare 60 danni. Quindi questo ci blocca le abilità. Lui dovrei pescare assolutamente un'altra valle dimensionale. Quindi allora iniziamo evolvendo lui. Assolutamente devo levargli questa carta stadio.
Girasci devo per forza buttarlo al cesso. Perché mi serve pescare quella dannata. Vediamo se ci arriva. Eccola, perfetto. Ok, lui è bloccato. Iniziamo mettendo questa qui su di lui, così possiamo anche attaccarlo. Sfruttando schiantalbero. È andato. Ok, 60 danni a lui. Vediamo cosa fa. Doveva reclutare il team player dopo. Gli leviamo anche queste due. Attacca, ci fa 60 danni. Ma che diamine, un'altra. Ah no, un'altra torre caos. Ah, debolezza ovviamente. Ci fa 30 danni e quei 20. Allora cosa si fa? Si mette o si prepara questo, ma io glielo farei così per attaccarlo giusto in flare. Gli leviamo questa e attacchiamo di nuovo con schiantalbero. Vai. Vediamo cosa fa. Il prossimo turno 11 danni ce lo... Quanti danni servono? 30 danni ce lo butta giù. Se non mette carte, ok, si ritira. Non ha potuto giocare carte strumento, quindi è stato rallentato dal Trevenant. E quindi questa è la strategia principale del mazzo, ovvero sfruttare l'abilità del Trevenant per non permettere di giocare carte oggetto alla mano, quindi Ultra Ball, cerca sfide e quant'altro. Dovrà giocare soltanto con le carte aiuto, dato che il 70-80% dei mazzi si basa sulle carte strumento. È ovvio che parecchi mazzi sono appunto in difficoltà. Vuoi iniziare tu? Sì, iniziamo noi. Allora, tuo turno. Vediamo cosa ci viene. Allora, il Phantom, ok, perfetto. Ma iniziamo a mettere anche la valle dimensionale, giusto per... non so, obiettivo è quindi avere un Trevenant al primo turno, ovviamente. Ok, finito. Ok, il Volcanion. Io direi di iniziare subito con la valle dimensionale. Tanto ce n'è un'altra, quindi mi fa scartare quel. Fa scartare con N, almeno una l'ho già messa. Partire di Lino. E mettere ovviamente il Trevenant sopra il Phantom, in modo da non far giocare carte oggetto. Poi direi di prendere con la Ultra Ball valle dimensionale e si richiama Acromio. Ah, si è ritirato. Appena visto il Trevenant si è ritirato.